Cristian Galano sicuramente, senza nulla togliere agli altri giocatori arrivati a Pescara, l'uomo più atteso, colui che nel cuore dei tifosi del Pescara dovrà far dimenticare Leonardo Mancuso. Ah no, io non devo far dimenticare nessuno, anche perché Mancuso comunque è stato un attaccante, io sono esterno e sono felicissimo di essere qui a Pescara e non vedo subito l'ora di iniziare a giocare, di magari di regalare delle gioie a questi tifosi. Ma sì, vabbè, travagliata, ma non per colpa mia, ma per tanti problemi che ci sono stati. Ho giocato pochissimo l'anno scorso, mi ha fatto molto male, ripeto, però ora il passato è alle spalle e sono concentrato su questa stagione, non vedo subito l'ora di iniziare a giocare e di dimostrare il mio valore. Devo fare il mio lavoro e lo fare al massimo. Ora ho avuto questa opportunità e non potevo lasciarla scappare. Sono contento, ripeto, di essere qui in questa grandissima società e spero di fare bene. Sapevo che comunque il Pescara mi stava dietro, anche se sono da anni che mi sta dietro, però specialmente quest'anno mi ha pressato un po' e niente, io non mi sono fatto prendere due volte, ho accettato questa proposta. Ma la maggior parte comunque ci ho giocato sempre contro, in particolare Vincenzo lo conosco, Fiorillo e tanti altri. Niente, mi fa piacere stare con loro e speriamo di fare un grandissimo campionato tutti insieme. Mister da poco lo conosco, un allenatore giovane che si vede comunque molto intelligente, è preparato, dobbiamo soltanto stargli dietro, seguirlo e sono sicuro che potremo tolgerci delle soddisfazioni insieme a lui.